Salve amici, buongiorno, benvenuti e bentrovati sul canale Tradizione e Sensazione. Un saluto a tutti voi. Oggi, questa mattina, faccio un video di una rasatura con delle creme che generalmente in estate io utilizzo in questo modo. Ma è un po' di tempo che ho fatto qualcuno in privata e non ne ho fatte magari come video. E allora stamattina mi è venuto lo sfizio di farlo insieme a voi. Quello che andremo ad usare oggi è il rasoio, il Downer, rasoio Downer armato con la Wilkinson, che da molto vanno benissimo, ottima lametta. Useremo la crema, la Pro Raso, e per appunto useremo anche la Figaro Classica. Ed ecco il mix che andremo a fare questa mattina. Generalmente l'ho sempre fatto il mix d'estate per avere cosa? Per avere le proprietà, insomma, l'emollienza di un quarto, la fragranza o magari dei sapori di una fragranza, e avere la freschezza con tutte le altre proprietà di quelle che ha appunto la Pro Raso. L'ho usata con la rossa, quindi ho la corposità della rossa con la freschezza e, diciamo, il mentolato della menta, appunto della verde. E così ho fatto con altri tipi di saponi, trovando qualche sapone che più o meno mi garbava ancora di più o di meno. E oggi userò il Figaro con il Pro Raso verde senza nessun prebarba, nel modo più assoluto. Andremo a fare un montaggio in ciotola di ceramica. La tengo, la uso, ma di solito io mi trovo molto meglio con quella lì della Pro Raso. E useremo il pennello sintetico della Roma Colosseo Omega, Roma Colosseo, un bellissimo pennello. Monta un po' di tutto e questa ceramica è già bella calda. Bene, andrò a disinfettare con la pietra allume di Rocca, come sempre l'allume di Rocca, andiamo a questa, e nel caso di qualche problemino con anche l'emostatico, nel caso di qualche graffietto, anche perché ho ancora dei residui di qualche brufolo. Come dopo barba userò la Capucci, una bella fragranza, è piaciuta, l'abbiamo usato con altri rasoi e userò questa. Bene, allora per prima cosa andiamo a realizzare il nostro bel mix di creme da barba. Ci spostiamo un po' di qua. Anzi, se qualcuno non conoscesse, ma non credo, diciamo il gap e l'esposizione del Downer, lo faccio anche vedere qua. Insomma, diciamo che... Ecco, allora andiamo nella ciotolina che è bella calda. Mettiamo una quantità, di solito io faccio metà e metà, ecco, diciamo questa qui verde, penso che sia una buona quantità. Chiudiamo, puliamo le dita sul pennello e andiamo a prelevare la stessa quantità dal Figaro, però questa ovviamente la... è stata usata poche volte, vedete, si vede solo qui. Adesso io vado a usarla da quest'altro lato. E questa credo che sia una quantità più che sufficiente. La mettiamo un po' più incollata sopra. Bene. Chiudiamo il sapone. Vogliamo anche il cucchiaino. Ecco,
un po' bagnare ancora un po' per dentro e andiamo a realizzare la nostra bella schiuma. Con questo mix ci si può godere dei piaceri di alcune creme che sono corpose, scorrevoli, con dei burri, delle profumazioni, però magari come freschezza in questi periodi caldi magari non ne hanno tante, mentre così noi ci possiamo divertire a farne proprio appunto il mix. Già si sente un po' la fragranza mista. Ancora un goccino, anche perché quando uso uno chavette, come ben sapete, a me piace che sia un po' più fluida, più idratata la schiuma. Vediamo un po'. Io ci metterei, anche se è bella compatta, vedete, bella compatta, ma un po' d'acqua ancora, per un mezzo giro ce lo farei ancora. Su, adesso ci siamo, guardate che bella. E andiamo. Il viso non l'ho bagnato, lo bagno adesso. Ecco. Allora la Figaro resta un suo profumo e la Verde prevale di poco per quanto riguarda la profumazione, ma per quanto riguarda invece la freschezza si sente tutta quanta. Questi giorni, come sapete, ho fatto qualche video un po' complicato per via dei bruciori. Bellissimo, non smetterei mai di finire il massaggino, perché mi manca il massaggino del prebarba. Una schiuma meravigliosa. Vediamo, la freschezza si sente. Bene. Allora, ecco, armato con la Wilkinson, bagniamo, ricordo sempre per chi eventualmente sia
all'inizio magari la pelle sempre ben tesa. È un fatto importantissimo. Io come al solito devo mettermi alla cieca per farvi vedere. Bella compatta. Bella. C'ho questo coso qui per quindi però con lo sciametto va bene, ma con questo non va bene per chi parlavo di questo. Perché con lo sciametto pulisce, qui c'è la vite, mi tira, faccio qui, ma quella la scrivo dall'altro lato che si creano i depositi. Bene, andiamo da quest'altro lato. La scorrevolezza della Figaro la sento, ma anche la Prorasa è un po' scorre, ma non come la Figaro. Quindi sento la scorrevolezza e quella freschezza che è bella poi. Vediamo anche qui. Diciamo che poi anche la barba è alquanto lunghetta. Però il down si pulisce bene, guardate. Riesce ad avere tranquillamente la pulizia veloce. E andiamo. La morbidezza di questo pennello è alquanto invidiante, perché
che è un sintetico. E voilà. Come al solito credo di non essermi saputo regolare, non troppo. E allora, anche con questo, come si suol dire, al contrario, la destra al lato sinistro, mano sinistra al lato destro, ed ecco qui. Pelle sempre ben tesa per evitare di tagliarsi, o per meglio dire, ridurre il rischio al minimo. Perché con il down non è un'opzione, è di serie. Un led point, c'è un puntino rosso o magari un piccolo graffietto, se non ci si sta molto 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 attenti. La Wilkinson è una lama che lascia sicuramente non perplessi, però comunque, a parte insomma la conoscenza della lama, ma anche il tipo di taglio lo mantiene. Ecco come la sono cavata bene. E voilà. Io ho sempre riscontrato che funziona il, diciamo, il mix. E l'ho anche divulgato. Quest'estate ne ha fatto un po' di meno. Tanto perché qua è finita, non è che
mani sempre belle asciutte. Voglio staccare questo qua che non serve più, perché io comunque ogni tanto uso anche quello che è a lume di rocca. Una cosa al suo vantaggio è che, essendo largo, diciamo che riesce a trattenere, e quindi bisogna cambiarlo un po' meno spesso. Sciacquarlo. Naturalmente ci sono un po' di tocchi da fare. Che spesso, insomma, capita. Punto rosso, questo? Si sarebbe di più forse fare le due passate a mo' di barbiere. Quelle lì a mo' di barbiere si ritrova che sono due, una passata, due, ma nella seconda scendono troppo folette. Resta così. Bene, andiamo con acqua fredda.
fiume. Si sente. Bene, quello poi il Dan è molto aggressivo, eh. Anche nel sistema di utilizzo diventa un po' alquanto aggressivuccio. Però insomma, se si fa un po' di attenzione si riesce. Bene, insomma, che dire, la crema ha dato il suo esito. Quindi completamente a posto, ha funzionato, la freschezza si è notata e anche la corposità del Figaro, tutta quanta notata senza problemi. E della Figaro, questa qui, naturalmente, classica. La lama della Wilkinson ha realizzato il suo lavoro senza compromessi. Tagliava e senza fermarsi, basta. Il nostro bel pennello sintetico è naturalmente molto, ma molto, diciamo, invidiato da tanti, perché da tanti altri pennelli, perché gli esperti, esperti, lo dicono, non io, monta anche il cemento. Un pochettino così. La ciotolina di ceramica, io ho sempre il timore che scivola e si rompe, perché così successe la prima, però ce l'ho e ogni tanto mi ci faccio una sbarbata. Ma all'inizio usavo questa, poi mi si ruppe, ne comprai un'altra, ma poi ho preferito quella della Proraso e mi trovo benissimo e uso quasi sempre quella. Però giustamente qualche altra ciotolina la dovrò pure prendere con un po' di tempo. Due red point o due strisciate l'ho avute, non tagli, ma sono proprio, diciamo, striature, proprio, diciamo, fatte. E ancora bello, ecco, è passato il bruciore e sta quasi, come dire, ad asciugarsi. Adesso ci metto dell'acqua fredda, scusate, sciacquiamo. Ragazzi, la barba l'avete vista, io sono contentissimo. La mattina oggi è bella calda, sono sentito un po' di freschezza. Contentissimo per davvero. Anche se avrei potuto usare, però era una cosa un po' troppo, niente di troppo rilevante per la verità, credo. Andiamo ad usare il dopo barba Capucci. Vediamo. Ragazzi, è una profumazione questa che è bellissima. Bellissima. Bene amici, abbiamo fatto una bella sbarbata, però mi stavo... Eccoci qua.
Avrei voluto usare come al solito quella crema che io uso sempre, sarebbe il prep, come ben sapete, chiudiamo che si evapora. Ma invece sto usando la crema che mi ha dato il dermatologo poi. È una strutturante, questa si è asciugata, sta benissimo, posso metterla ed è questa, perché comunque è una crema che mi ha messo solo se si ha bisogno, non certamente se non si ha bisogno. Ci ho detto al dermatologo, ma l'ho detto già, la mia passione, sì, dopo barba alcolica, vabbè, quando si è asciugata potete mettere, perché questa penetra lo stesso ed è una crema che aiuta per chi come me ha questo momento, questo periodo di questa pelle così. Però anche il prep sarebbe andato bene, solamente che sì, magari metto il prep tutto quanto, poi magari dopo un'oretta dovrò sciacquarmi il viso, magari se non devo uscire, non magari dopo uno si fa sul tardi un po' un'altra doccia, magari allora magari ci si mette, ma se uno deve uscire io ho bisogno che la crema faccia il suo effetto durante la protezione quanto più è possibile. Allora non mi conviene completare la rasatura con una crema per l'irritazione e poi dopo toglierla lavando il viso un'altra volta e poi rimettere questo. Insomma, si viene fare un poco troppo, ma non serve, non c'è necessità. Bene amici, io ho finito la sbarbata, penso di essermi rasato perfettamente con qualche freddo, poi qualche puntino rosso. Io li chiamo i ricordini di quello che dà il down, che comunque lo dà sempre e non si sbaglia quasi mai nel dare un giudizio. Bene, se il video vi è piaciuto vi chiederei un like da mettere e se non siete iscritti iscrivetevi, che la cosa mi farà piacere sicuramente, magari con la campanella verrete informati dei nuovi video. Colgo l'occasione per un saluto a tutti gli amici, come sempre a tutti con un grande abbraccio, un caloroso abbraccio ai nuovi iscritti con un grande benvenuto e un benvenuto con tutto il cuore, mentre ai curiosoni li saluto con un abbraccio sperando che diventino anche loro degli iscritti al canale. Ciao, buona giornata, ci vediamo alla prossima sbarbata, ciao!